Buongiorno, oggi non parliamo di un libro di Yushua, ma parliamo di un'intervista che ha rilasciato, in italiano è pubblicato da Robinson, inserto di Repubblica, nel novembre, esattamente sabato 6 novembre del 21, è comparsa su Robinson. Intervista, vi racconto il mio ultimo capitolo. È stata fatta in occasione della pubblicazione in Italia dell'ultimo libro, La figlia unica di Yushua, libro non soltanto tradotto in Italia ma che è stato ambientato in Italia, quasi completamente a Milano, in ogni caso nel nord Italia. Il secondo motivo è l'uscita di un film documentario dedicato a lui, che è uscito in Israele, ed è il titolo L'ultimo capitolo di Abraham Yushua. Io ho voluto scrivere l'ultima intervista perché è morto nell'estate del 22, quindi insomma circa 6 mesi, non so se è proprio veramente l'ultima intervista o meno. Allora, molte delle domande di questa intervista sono relative al documentario e relative al libro che ha pubblicato in Italia, cosa è stato ispirato, eccetera. Ma io non volevo fermarmi su questo, volevo sottolineare due aspetti dell'intervista in relazione ad alcune domande che gli sono state fatte. Viene chiesto un bilancio della sua vita che lui giudica una vita piena di speranza, di positività e che ha goduto di un'epoca di benessere, quindi insomma positiva. Però a un certo punto dice nel film c'è la parola panico. Perché? Della morte, delle sofferenze, della senilità, eccetera. E poi dice, la domanda che gli fanno è la seguente. Per decenni la sua è stata una delle voci più ferme a favore della soluzione dei due stati. Cosa è cambiato? Risponde Yushua. È diventata impraticabile. Già da 20 anni non è più possibile evacuare gli insediamenti. Oggi per smantellare un outpost illegale con 20 svampiti hai bisogno di 4 unità. Come evacui, Ofra? La separazione non è più fattibile. E qui dice, bisogna pensare a come convivere. Siamo in uno stallo che a un certo punto diventerà realtà e sarà un esperimento sul campo. Da qui il panico, perché nessuna delle due parti riflette davvero sul da farsi. Questo è il suo pessimismo, molto, anche se lui fa vedere una strada, quella della convivenza. Questo è uno degli aspetti. Più avanti si lamenta, per esempio, che nessuno dei suoi libri è stato tradotto in arabo. Io l'ho detto, non lo trovo più, scusate. Eccolo qua, solo 2 dei miei libri sono stati tradotti. Ho sempre detto, prendete, traducete in arabo, non voglio nessun diritto. Ma sa, non hanno tradotto tanti autori. O forse perché sono arrabbiati con gli israeliani, e ha ragione. Sferza sia gli israeliani, sia in altre risposte i palestinesi, li sferza, li accusa in gran parte di non volere da nessuna delle due parti una convivenza pacifica. Questo è il primo punto che mi ha colpito. Il secondo punto riguarda la storia più interna della Shoah. Mi viene chiesto, nel film ripete, ci vorrebbe un po' di demenza qui, capacità di dimenticare. Cosa deve dimenticare il popolo che fa della memoria uno degli elementi fondanti della sua identità? Rivangare, risponde lui, rivangare nel passato paralizza. Dobbiamo un po' dimenticare tutti quanti. Per quanto ancora dobbiamo parlare di profughi palestinesi? Non si può essere profughi 70 e passa anni. E in ogni caso, perché questo deve essere un impedimento a costruire e sviluppare dove è possibile? Siete la Palestina, costruitela. E gli israeliani, basta con questa narrativa dicotomica ashkenaziti contro sefarditi. Siamo un'identità israeliana, mediterranea, io aggiungerei laica.
Bisogna smettere di guardare le origini in Polonia, nello Yemen, la sinagoga in Lituania o la tomba a Uman. Le nostre radici ora sono qui ed è dove si trovano le radici che si costruisce. Perché dobbiamo continuare a cercarle nella diaspora, dove abbiamo sofferto e perso milioni di vite? Questa è una visione laica, progressista. Deduco che non sia un estimatore dei viaggi della memoria in Palestina. Se fossi rimasto ucciso nella Shoah, non so se avrei apprezzato queste masse che vengono a vedere le valigie, i denti, i capelli dei morti. Non è necessario guardare. Si può, si deve parlarne. Quindi non è che bisogna annullare, dimenticare il passato. Se ne può, se ne deve parlare. Però, come dice prima, bisogna costruire sul presente. Questo è tutto Yeshua, che in più di un anno, grandissime nelle sue opere, ha sempre ribadito il suo essere laico e l'essere a favore di uno Stato laico moderno che possa inglobare in sé sia ebrei sia gli arabi. In un altro punto dice, d'altronde già adesso vivono, 2 milioni di arabi vivono in Israele, quindi c'è questa possibilità. A un certo punto gli dice che io sono fiducioso, e francamente a me non sembra che sia proprio fiducioso, stella di verità. Mi sembra che ci sia una dicotomia tra quello che dice di essere fiducioso e quello che esprime nelle sue risposte. E comunque, insomma, è il suo grande, grande pensiero. Ecco, il resto dell'intervista riguarda appunto il libro, di cui insomma in questo momento non mi interessa parlare. Allora, ricapitolo. 6 novembre del 21 è comparsa questa intervista su Robinson, il racconto, il mio ultimo capitolo. Buona lettura.